Peace Link, l'associazione ambientalista che tanto ha seguito la vicenda dell'Ilva, ha tenuto una conferenza stampa per presentare i risultati della loro ultima ricerca, anche questa volta riguarda insomma l'inquinamento prodotto dall'Ilva. E secondo questa ricerca i valori di idrocarburi policiclici aromatici, parliamo di sostanze potenzialmente cancerogene, sono arrivati a dei livelli tali insomma da venire definiti da Peace Link inaccettabili e da rappresentare un pericolo per la popolazione. Come dicevo, oggi hanno tenuto una conferenza stampa, c'era il presidente di Peace Link Alessandro Marescotti e c'era Antonia Battaglia, che è la responsabile di Peace Link proprio nella città pugliese, ed è con noi questa sera. Grazie per essere con noi, buonasera Battaglia. Buonasera a tutti. Sì, ecco, noi stamattina abbiamo tenuto questa conferenza stampa nella quale abbiamo presentato la relazione preliminare sui dati degli idrocarburi policiclici aromatici a Taranto, e in questa relazione abbiamo sottolineato che la valutazione complessiva di questi dati IPA, abbrevio, raccolti con l'analizzatore portatile che è usato da Peace Link nelle scorse settimane, definisce salubre l'area di Taranto e pone in difficoltà le dichiarazioni del subcommissario Ilva Edoronchi, il quale sostiene che ci sarebbero stati ultimamente dei netti miglioramenti e che quindi la situazione inquinamento di Taranto sia in via di risoluzione. Noi ricordiamo che i dati che abbiamo rilevato non possono che destare preoccupazione, perché appunto confermano la persistenza di un'importante fonte emissiva e per alcune zone della città diventano davvero molto molto importanti, perché per esempio parliamo di 17,7 nanogrammi a metro cubo nel novembre del 2013, parlo sempre di concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici, 22 nanogrammi nel dicembre 2013 e 19,8 come media, e parlo di una zona di Taranto che è distante 5 chilometri dall'Ilva. Ecco, per capirci, 19,8 quali sarebbero i livelli diciamo non pericolosi? Diciamo che un livello non pericoloso accettabile si potrebbe calibrare tra i 3 e i 6 nanogrammi per metro cubo. E tra l'altro la cosa che abbiamo fatto stamattina, abbiamo presentato in conferenza stampa uno studio fatto dal presidente di Peace Link Alessandro Marescotti, in cui Alessandro Marescotti ha evidenziato che i dati della rete di monitoraggio previsti dall'AIA Ilva hanno fornito per il quartiere Tamburi di Taranto, quindi per il quartiere che è più esposto perché è a ridosso dell'Ilva, dei dati ancora più preoccupanti, perché si parla di 30,8 nanogrammi al metro cubo per il mese di agosto. Poi per il mese di settembre e di ottobre le rilevazioni degli IPA erano state sospese e si parla addirittura di 43,9 nanogrammi a metro cubo per il dicembre 2013. Questi dati si trovano sono dei dati ARP che sono riscontrabili sul sito web dell'agenzia. Quindi nel quartiere Tamburi, che sì, abbiamo imparato anche qui da Milano a conoscere, sì, a seguire per le sue drammatiche vicende proprio legate alla vicinanza, sì, all'Ilva, ci sono, sì, dei valori di idrocarburi policiclici aromatici, sì, il famoso benzopirene fra questi, no? Un'altra parola che abbiamo, sì, imparato a conoscere, che sono più di 10, forse 14 volte, se calcolo bene, superiori, sì, a quello che è il livello diciamo accettabile in quanto non pericoloso per la salute, e parliamo appunto di sostanze cancerogene. Certo, sostanze potenzialmente cancerogene, equivale praticamente a vivere, a passare la vita in una stanza con una sigaretta accesa, con una più sigarette accese, respirare continuamente quest'aria. Naturalmente ci sono anche dei picchi che sono stati anche molto importanti, perché si è arrivato a dei picchi addirittura di 500 e passa nanogrammi per metro cubo in alcune giornate, tutte cose che noi abbiamo dettagliato alla Commissione Europea, però insomma ci pare che le nostre comunicazioni, le nostre rilevazioni stridano palesemente con le rassicurazioni fornite da più parti appunto sulla salubrità dell'area a Taranto. Tra l'altro vorrei anche ricordare, ci sono delle immagini che sono facilmente reperibili sui siti internet e sui social network di quello che è accaduto ieri sera a Taranto, ovvero
dei funghi atomici quasi di emissioni che provenivano dall'Ilva e che hanno insomma sicuramente inquinato moltissimo l'aria. Il nostro rilevatore Ecochem non è in questo momento agibile perché ha avuto un problema, quindi non abbiamo potuto misurare, però insomma le immagini di ieri erano eloquenti e parlavano davvero da sole. Ecco, Antonio Battaglia, Peace Link Taranto, quindi insomma sì. Questa è la risposta della vostra associazione a sì. Quelli che dicono che la situazione è migliorata. Noi abbiamo sempre seguito come Popolare Network la vicenda giudiziaria dell'Ilva, sapete che insomma insomma fanno di tutto per continuare la produzione, per sì. Continuare quindi evidentemente anche a dispetto dei valori sì. Che come ci fa notare il vostro rapporto i valori di inquinanti nell'aria di questa città continuano a essere ben preoccupanti. Ecco, l'ARPA, quindi il guardiano insomma regionale dell'ambiente della Puglia, questo pomeriggio vi ha risposto dicendovi che siete degli allarmisti perché secondo loro questi valori IPA degli ultimi mesi del 2013 non rappresentano alcun pericolo. Adesso io farei ascoltare a lei e agli ascoltatori il direttore regionale di ARPA Puglia, intervistato poco fa da Sara Milanese, si chiama Giorgio Assennato. Sì. Abbiamo cercato di, insomma, abbiamo chiesto di spiegargli per quali ragioni loro ritengono che questi dati non siano allarmanti. Lo ascoltiamo sì. E poi Battaglia lo commenterà per noi. Sì. Noi abbiamo già mandato una lunga risposta tecnica al professor Marescotti quando ci ha evidenziato questa in passato un altro picco. Lo strumento di cui lui si avvale è uno strumento che ha un significato puramente descrittivo, non ha alcun significato né normativo e nemmeno una rilevanza di tipo scientifico. I valori comunque che lui rileva sono valori comunemente osservati anche per effetto del traffico e comunque io non ho sentito i dati, se siamo nell'ordine dei 40-50 nanogrammi metro cubo sono valori assolutamente 36 nanogrammi su metro cubo. Assolutamente. Si sa che però è un quasi raddoppiato rispetto al 2010, no, quindi se no, vuoi dire... No. Si controlla non il trend, non il dato. Non ha alcun significato. 36 è un valore che voi a Milano ne avrete probabilmente 10 volte tanto nelle giornate in cui non c'è vento e c'è alta pressione. Quindi è uno strumento che noi utilizziamo. Cioè noi lo utilizziamo avendone tanti che stanno nell'Ilva e a diversa distanza. Se lei va sul nostro sito www.arpa.puglia.it c'è un banner in basso in cui c'è scritto monitoraggio qualità dell'aria Taranto Tamburi, qualcosa del genere. Vede monitoraggio Ilva, ci sono dei dati che si riferiscono proprio a quello strumento, oltre ad altre misure, PM10, PM2.5, benzene, eccetera. C'è anche il cosiddetto IPA-TOT, ci serve per verificare, per la verità l'Ilva non si comporta bene, per cui lo strumento proprio nella zona più vicina, dentro le cokerie, è sottoposto a un super trattamento, a una bagnatura continua, per cui i valori non sono affidabili, quindi lei vedrà un asterisco perché noi non li riconosciamo validi, sono troppo bassi. In effetti c'è un problema di strumentazione per il rilievo di questi dati. Il problema è che quella strumentazione è utilizzata in modo improprio come strumento di agitazione sociale e ambientale dal professor Marescotti, con degli effetti che sono oggettivamente ai limiti del procurato allarme. Perché in una città stremata dalla paura dell'inquinamento ambientale, aggiungersi pure il nulla determina un effetto al lupo al lupo. Noi, ripeto, non ci faremo trascinare dietro queste cose, commentando ogni volta queste cose, perché altrimenti i problemi di Taranto sono tanto complicati e rilevanti da non consentirci, diciamo, pause per seguire queste esternazioni del professor Marescotti.
Allora, questo era il direttore regionale dell'ARPA pugliese, Giorgio Assennato. Mi sembra che le notizie siano queste. Insomma, secondo loro l'analizzatore EcoChem, che è lo strumento con cui sono stati rilevati i dati poi presentati oggi da PeaceLink, non ha rilevanza scientifica. Poi ci dice Assennato che comunque a Taranto c'è molto traffico e che per esempio gli idrocarburi policiclici aromatici probabilmente sono presenti per esempio nell'area di Milano in misura ben superiore a quella di Taranto, e poi ci dice anche che sostanzialmente l'Ilva tarocca le rilevazioni perché al reparto cokeria la centralina viene protetta. Allora, Antonia Battaglia di PeaceLink, da dove cominciamo? Cominciamo dal fatto che innanzitutto mi sembrano delle affermazioni molto gravi che possono essere immediatamente smentite anche con le immagini che sono state prese ieri sera e che mostrano queste nuvole di fumi che sembrano quelle di un'esplosione atomica sopra Taranto. Quindi mi sembra molto difficile, in una città in cui si verificano dei fenomeni emissivi constatabili, in una città in cui il tasso di tumori, il tasso di linfomi e di altre malattie è importante ed è attestato nazionalmente, mi sembrano molto gravi le affermazioni del presidente di ARPA Puglia, Giorgio Assennato. Io vorrei anche dire che l'EcoChem Pass 2000, che è appunto la stessa strumentazione che ARPA Puglia utilizza per i suoi monitoraggi, era stata già utilizzata precedentemente da PeaceLink nel 2011 e nel 2012, e che addirittura attraverso le nostre rilevazioni, che hanno una funzione importante non soltanto dal punto di vista dell'analisi delle emissioni, ma ricordiamo che PeaceLink con anche il fondo antidiossina sono state le due associazioni che hanno portato avanti le analisi sulla diossina, quindi parliamo anche del mare, non soltanto delle emissioni. I dati appunto che PeaceLink ha rilevato sono addirittura più importanti di quelli del periodo 2009-2010. Io credo che quello che accade a Taranto in questo momento, considerando il fatto che l'Ilva della quale stiamo parlando oggi, l'Ilva che continua a produrre fuori dall'AIA, quindi dall'autorizzazione integrata ambientale, e che secondo il governo italiano, secondo l'ARPA, secondo tutte le associazioni, inquinava moltissimo 3 anni fa, non vedo perché oggi, visto che non è stato apportato nessun cambiamento ai sistemi di produzione, nessuna ambientalizzazione messa a norma, non vedo perché oggi dovrebbe inquinare di meno, e non vedo perché oggi i nostri dati, che vengono rilevati esattamente nello stesso modo, dovrebbero essere differenti. Mi sembra mi sembra veramente grave questa sminuzione della questione da parte del professor Assennato, che dovrebbe essere il primo a preoccuparsi di ciò che accade a Taranto. La nostra funzione appunto come PeaceLink, quindi come sentinella e come monitoraggio attraverso questa macchina EcoChem Pass 2000, continua, e noi siamo contenti di poter fare questo lavoro che ha una valenza sociale e che noi utilizziamo anche per poter portare i dati in Commissione Europea. Ricordo tra l'altro che i dati vengono anche controllati dai tecnici della Commissione Europea e che quindi naturalmente non ci si basa soltanto su ciò che PeaceLink dichiara, quindi mi pare che ci siano moltissimi controlli anche sul territorio italiano di quello che PeaceLink dice. Certo, ad esempio vorrei anche ricordare riscontri. Dobbiamo quasi andare a chiudere perché incombe vorrei ricordare ancora una cosa molto importante di cui abbiamo parlato stamattina, ovvero volevamo sottolineare che appunto l'attuazione dell'AIA costituiva il perno l'autorizzazione arrivata dal governo per l'Ilva, sì, costituiva il perno sul quale la Corte Costituzionale aveva basato la sentenza 85 del 2013, quindi l'Ilva poteva restare in piedi, poteva produrre, quindi il sequestro del GIP poteva essere con facoltà d'uso soltanto nel caso in cui l'Ilva attuasse l'AIA, mettesse a norma attraverso l'attuazione dell'AIA. L'attuazione dell'AIA, ci ha detto il commissario Bondi, il 27 dicembre la Commissione Ambiente del Parlamento non sarà messa in opera perché mancano i soldi. Quei 700-800 milioni che lui stima come costo dell'AIA non potranno essere messi in cantiere perché non esistono, non ci sono. Quindi noi ci rendiamo conto che in effetti il sequestro preventivo che dovrebbe consentire la facoltà d'uso trasgredisce le prescrizioni dell'AIA riesaminata, e che quindi l'Ilva in questo momento continua a produrre senza AIA e senza alcuna autorizzazione. Io la ringrazio. Allora, Antonia Battaglia di PeaceLink Taranto, sarebbe interessante, lei lavorando su Taranto forse sì, non ce li ha sotto mano, i dati sugli IPA Milano?
Questi non li abbiamo sotto mano, ma io sono convinta, vedendo quello, ciò che vedo in questo momento affacciandomi alla finestra, che i dati IPA di Milano sono più bassi di quelli che si respirano a Taranto in questo momento, dove si vede un gigantesco fungo atomico uscire dalle ciminiere dell'Ilva, e non soltanto le ciminiere, anche dalla base dell'Ilva. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Buonasera, grazie. A voi di Peace Link, Antonia Battaglia, la responsabile dell'associazione ambientalista a Taranto, che come dicevamo oggi hanno pubblicato questi dati veramente impressionanti, insomma, sulle emissioni a tutt'oggi, insomma, da parte del siderurgico dell'Ilva. Sono le 19:14, un saluto